Ragazzi, siamo nel cuore di Porto Azzurro e Piazza Matteotti. Sì, oggi c'è un sole che sembra primavera. Spaziale, il camper dava 21 gradi. E magari non sarà 21, ma 18 tutti. Sì, fa veramente caldo e si sta veramente bene. Questa è la piazza principale e subito alla nostra destra vedete il porto. Adesso stiamo camminando perché vogliamo andare a fare il sentiero che avevamo visto ieri sera e che però ovviamente di notte non l'abbiamo fatto e che non faremo tutto perché il giro in realtà non è tantissimo, 7 chilometri, 5 ore più o meno dava, però volevamo almeno raggiungere l'altra parte spiaggia della... esatto, sì. Dovrebbe essere spiaggia Barbarossa che a quel che so dovrebbe essere una tra le spiagge comunque più belle qui dell'isola d'Elba. Ci siamo già forniti di piadine. Sì, io ho anche guardato perché volevo fare un volo col drone, perché qua ragazzi il panorama è veramente spaziale. Questa zona non si può volare perché proprio qua dietro c'è una fortificazione che ad oggi è un carcere, quindi questa zona non si può volare, ma dopo magari col camper ci spostiamo e qualche immagine col drone cerchiamo di darvela. Speriamo di riuscirla a fare. Adesso gambe in spalla, si cammina. E allora ragazzi, sono circa le 18:20, ci è venuta fame, soprattutto a Fede è venuta fame, vero Fede che hai fame? Vuoi non fargli compagnia? E allora facciamo merenda e poi iniziamo aperitivo. A fare una passeggiata. Brava, merenda aperitivo. Abbiamo già fatto alle 4. Ci vorrebbe il crotino che adesso prendiamo e andiamo a farci un giro, poi scopriamo questo nuovo paese. Comunque com'è che nei video mangio solo io? Io ho dieta. Ferrea. Ma tu hai già finito. Ferrea. Tu hai già finito. E allora ragazzi, siamo arrivati da, ormai sarà quasi un'oretta, qui a Porto Azzurro, è già calato il sole e ho notato un problema. Come vedete sotto il camper c'è un po' di acqua e voglio essere chiaro, queste qua sono acque chiare, sono acque bianche e credo ci sia un problema sul rubinetto dello scarico, lì proprio lì dove c'è lo scarico quando uno vuole svuotare il serbatoio dell'acqua potabile. E questo per dire, sovente diciamo si punta un po' il dito verso i camperisti, a volte però succede e in questo caso è acqua pulita, è acqua potabile e quindi sicuramente poi lo controllerò, lo faremo controllare e adesso andiamo a farci un giro per Porto Azzurro. Ci troviamo proprio nella piazza principale di Porto Azzurro, alla mia destra c'è il mare e qua c'è anche un albero di Natale veramente bello, molto grande e di gente in giro in questo momento ce n'è veramente poca e però è tutto bello addobbato, prima abbiamo visto anche poco più là c'è la chiesa, anche lì c'era un albero di Natale e guardate proprio in riva al mare c'è tutta questa possiamo quasi dire questa tenda di luci che corre lungo tutta la strada fino lassù. Ed ha visto un presepe. Andiamo a vederlo. Allora, abbiamo trovato 3 presepi. Allora, abbiamo trovato 3 presepi. Sì, adesso faccio grazie alle sigla. Grazie. Sigla. Andiamo in giro per Porto Azzurro, di un po'. Andiamo in giro per Porto Azzurro. Gli unici, e non so se Gabri ha inquadrato il piccolo bar che c'è nell'angolo, sono tutti lì. Tutti tipo pensionati, staranno facendo l'aperitivo. Buongiorno, ci siamo appena svegliati, siamo a Porto Azzurro, notte passata fantastica, fuori ci sono già 17 gradi, volevamo svegliarci presto, in realtà ci siamo svegliati alle 10, esatto, quindi sono circa le 10 e mezza, adesso ci vestiamo, stiamo facendo colazione, vero Ninni? Poi andiamo a fare un bel giretto.
Bravo Fede! Ci aspetta la camminata, ti ricordi? Eh sì! Andiamo sulle a fare le scale, avremo un sacco di scalini da fare. Bravo, bravo, giusto. E quindi abbiamo bisogno di un po' di energie. E adesso andiamo. Ragazzi, che dire, che pace, che natura, che tranquillità. Dietro di me vediamo anche il Forte Focardo, dove c'è anche il faro. Ieri sera era illuminato, sembrava quasi un'isola in mezzo al buio. E però ragazzi, quant'è bella la natura e quest'isola d'Elba in questo periodo dell'anno, appunto siamo a gennaio, quasi deserta. Pensate che l'isola d'Elba ha circa 31.000 abitanti e nel periodo estivo, nel periodo diciamo di massima, di alta stagione, raggiunge i 300.000 presenze sull'isola. Quindi in questo periodo è bellissima e proprio si riesce a girare con pace, con tranquillità, non c'è affollamento da nessuna parte. Sicuro, ieri sera abbiamo fatto un giro nel paese, ci sono parecchi ristoranti, parecchi locali chiusi. Ma per quanto riguarda il discorso della natura, la temperatura perfetta e anche la pace, la calma. Dopo i primi 10 minuti il sentiero si allarga, i primi 10 minuti sono dei gradini, proprio un sentiero. Qua invece si allarga, la strada è molto più larga. Lassù possiamo vedere, credo sia Capoliveri, e invece da questa parte troviamo di sopra la casa penitenziaria di Porto Azzurro, che sorge praticamente su un'ex fortificazione, e quindi c'è questa zona qua, e questo è il motivo per cui in questa zona non si può volare. Siamo quasi giunti alla spiaggia, qua troviamo anche questa che sembra una rosa dei venti ma non lo è, in realtà ci indica le località da qua si possono vedere. Anche qua c'è un po' di foschia. Esatto, l'isola del Giglio, poi abbiamo il Monte Argentario, Montala, Capoliveri. Esatto, ma da qua oggi purtroppo un po' di foschia non si vedono. Eccola qua, si intravede già tra i pini, spiaggia Barbarossa, e un po' sul rossiccio, in effetti ci azzecca abbastanza come nome. Invece laggiù, adesso da qua non si vede, c'è spiaggia Barbarossina, che è una spiaggia molto simile ma più piccolina. Alla spiaggia Barbarossa. Esatto, posto magnifico, fantastico, ovviamente non c'è praticamente nessuno. E la spiaggia ha questo colore, direi un po' nero tendente al color ruggine. Sì, dai. Un po' rossiccio. Un po' rosso mattone. Bene, è giunta l'ora di pranzo? Sì, direi di sì. Abbiamo visto che laggiù ci sono due panchine che ci stanno aspettando. Perfetto, al sole. Buon appetito. Sì, i bimbi sono già buttati nella sabbia, ovviamente. Abbiamo terminato un ottimo pranzetto con le piadine qui nella spiaggia Barbarossa, proprio accanto a noi
stanno festeggiando una festa di compleanno qui in spiaggia, infatti sono lì che stanno suonando con la chitarra, e invece alle mie spalle ci sono penso 3 o 4 campeggi che ovviamente in questo periodo dell'anno sono chiusi, ma sicuramente nella stagione estiva questa è una zona dedicata appunto ai campeggi. Ragazzi, sono le 14 e di nuovo spuntato il sole, guardate qua come ci riscalda e come ci bacia. Adesso stiamo tornando di nuovo verso il paese, andiamo a prendere il camper perché vogliamo spostarci sempre a Porto Azzurro. C'è poco più in là la spiaggia di Terra Nera, che dovrebbe essere una spiaggia particolare perché proprio dietro la spiaggia c'è un laghetto che dovrebbe avere dei colori sul verde e sull'azzurro molto particolari, legati al fatto che era un ex miniera, un ex cava, e ci dovrebbe essere ancora dello zolfo. Andiamo a vederlo. E però ragazzi, che spettacolo, guardate che mare, che sole. Oggi 3 gennaio, è 3 gennaio, Isola d'Elba, top.